a Femminile Plurale, eccoci con una nuova puntata nella nuova stagione, appunto, del programma di eh, Teledeon dedicato alle donne, al mondo femminile, anche se eh, nelle diverse puntate non affrontiamo solo argomenti appunto al femminile. Però ci piace affrontare qualunque argomento con la voce delle donne, soprattutto ascoltando il parere di quelle donne che su quegli argomenti si sono particolarmente contraddistinte. Oggi parliamo di di psicodramma, che cos'è, cosa si può fare, cosa può fare, chi può beneficiare di questo metodo usato dalla, nella psicoterapia, da una parte della psicoterapia, ma non solo. Partiremo da questo argomento per poi trattarne eh, tanti altri. Ospite di Femminile Plurale di oggi, Gioia Monica Guglielmi, psicologa eh, clinica, psicoterapeuta individuale di gruppo e psicodrammatista. Bentrovata. Ciao, Mary. Prima di eh, iniziare conosciamo meglio Gioia Monica Guglielmi, dicevamo psicolo, eh, psicologa eh, clinica, psicodrammatista specializzando in psicoterapia individuale di gruppo, appassionata della bellezza, dell'arte in ogni sua forma, si dice curiosa della psico... Genealogia e della psicobiogenealogia, poi ci spiegherai ovviamente di che, sì. di che si tratta. Studia le maschere del teatro, il lavoro degli attori sulla preparazione del ruolo, del ruolo in base alla propria vita. vita. Scrive per una testata online, ha un blog che vanta più di eh, 11.600 visualizzazioni dal nome etichette No Grazie. Sì. In criminologia si è occupata di vittimologia e fa ricerca, si occupa del progetto regionale eh, Momo sul disagio eh, sociale, infine è eh, componente del movimento Agende Rosse. Dunque si preannuncia una puntata ricca, <ride> ricca, di go, tante cose da dire. Prevede Partiamo però sì. da quello che è il tema che abbiamo focalizzato. Mm. Eh, lo psicodramma. Allora sì. Immagina di doverti rivolgere ad un, ehm, come dire, ad un parterre di persone che eh, non sa di che cosa stai parlando. Innanzitutto qual è il campo in cui ci muoviamo? Che allora, il di che il campo all'interno del quale ci muoviamo è la psicoterapia, quindi è una modalità di cura. Um, io sono stata, ho avuto la fortuna di essere formata da chi lo psicodramma l'ha portato in Italia e, um, così tanto vicino all'idea di chi ha inventato lo psicodramma che è Moreno. Giacomo Levi Moreno nel 1922 fa la sua prima sessione di psicodramma. Uh, Ottavio Rosati di Roma, Ottavio Rosati che ha anche tradotto le opere di Moreno. Parlo di lui perché ha fatto un um, ha creato un nome nuovo per lo psicodramma, perché eh, la parola è psicodramma, tradotta in italiano viene psicodramma, solo che tutti ovviamente quando sentono dramma pensano oddio, oddio, ma se io ho già ha i miei problemi, i cioè sì, è dramma, e quindi vado in un posto dove il dramma sta ancora di più, no, non ci vado. E in realtà, no, Ottavio ha, ha, ha portato questa modifica, parlando di psicoplay, perché lo psicodramma, quindi... Lo psicodrama di Moreno è gioco, è eh, musica è movimento. In realtà, in pochi sanno che dramma al alla fine del dramma esiste la risoluzione, che è esattamente quello che accade nello psicodramma. E che della tragedia ha l'idea che tutto va a finire male. Quindi vorrei tranquillizzare le persone che sentono parlare ancora, ancora di psicodramma, che in realtà è lo psicoplay, e che in realtà ha all'interno la risoluzione. Quindi quando si parla di ehm, eh, psicodramma, ehm, il fulcro intorno a cui ruota appunto questo metodo usato nella psicoterapia, sì, giusto, ehm, consiste nella esteriorizzazione rappresentativa dei vissuti personali, ci sta sì assolutamente sì cioè il proprio vissuto di chi decide di uh, partecipare poi magari ci spiegherai anche concretamente come mm -hmm. avviene perché eh, anzi lo vedremo anche eh, in infatti una infatti io preferisco sempre far eh, vedere mh, dicevo è, è, è come se uh, ciascuno appunto racconta un, un, un determinato evento un particolare della propria vita della propria esistenza all'interno di un contesto che è come dicevete, un giocoso. Sì, allora, eh, siccome stiamo parlando al plurale, è vero che femminile sì. e plurale ci siamo benissimo, eh, parliamo in realtà di eh, una terapia fondamentalmente di gruppo, una psicoterapia di gruppo, perché Moreno è il padre della psicoterapia dei gruppi. Ok? Quindi il primo a inventarsi l'idea che un gruppo potesse essere di aiuto all'aiuto di una persona è stato Moreno. Um, che cosa accade? Accade che c'è un gruppo di persone, accade che c'è un regista che è lo psicoterapeuta e psicodrammatista e quel giorno uno dei partecipanti del gruppo decide di raccontare una parte della sua vita, un sogno, un trauma, um, un ricordo che non riesce a, a focalizzare e lo mette in scena attraverso il gioco. Vinicott dice che il gioco è una cosa seria e quindi nello psicodramma si gioca seriamente. A chi è applicabile a questo metodo? Io credo che sia applicabile a tutti. Non lo penso soltanto rispetto alla mia formazione e alla mia eh, pratica da psicoterapeuta, ma lo dico anche rispetto a quello che è accaduto. Consideriamo che Moreno inizia a lavorare per strada con le prostitute e con gli alcolizzati e che inizia a lavorare con le prostitute per strada, andando nelle loro case per cercare di comprendere con loro quali erano i problemi emotivi. Quindi fa i primi psicodramma in situ, si possono chiamare così, perché esistono gli psicodramma in situ. Sono quelli psicodrammi che avvengono nel luogo in cui le cose accadono. E l'obiettivo qual è? Cioè l'obiettivo cosa... è arrivare alla catarsi. Tutti sentono parlare di catarsi che è liberarsi da alcune cose, da libera liberare le emozioni sul versante positivo, nella risoluzione, intendo. Eh, Moreno mh, dice: quando noi andiamo a teatro, a potremmo arrivare alla catarsi attraverso ciò che vediamo su un palcoscenico. Bene, io sposto il palcoscenico, lo modifico perché esiste un teatro dello psicodramma che è circolare, lo modifico e faccio in modo che il protagonista del gioco sia uno degli spettatori e che sia egli stesso a recitare la sua parte, perché noi siamo tanti ruoli. Quindi faccio esperire al protagonista tutti i ruoli e faccio in modo che la catarsi sia sua rispetto alla sua storia e che poi quella catarsi potrà comportare anche la catarsi del gruppo, però... Il, Il protagonista primo... lo fa su se stesso. La capacità di raggiungere la catarsi è tanto della disponibilità del paziente e tantissimo della magia che riesce a creare lo psicodrammatista. La funzione del direttore di gioco. La funzione del direttore di gioco. La funzione del regista è fondamentale all'interno di questo sì. equilibrio sì, eh, fortemente sono... precario sì. all'interno del quale si muove no? e il... ehm, ci sta la bravura, deve esserci la bravura nel tenere il gruppo, nel tenere l'attenzione, nel non fare in modo che nessuno si distragga perché è importante che si dia valore al protagonista e eh, nel psicodrama le interpretazioni che generalmente vengono date in una seduta a due vengono date attraverso alcune tecniche. Una su tutte è quella del doppiaggio, quando il terapeuta parla eh, accanto al, al protagonista. E quindi l'interpretazione deve essere fatta bene. Un elemento eh, fondamentale nella, eh, diciamo così, nella, nella bravura del professionista. Eh, del direttore di gioco è proprio quello di essere eh, distante eh, dalla situazione in cui eh, si trova la persona che deve raccontare il proprio vissuto o meglio il direttore di gioco non conosce non sa quello che sta per essere rappresentato non sa che cosa sta accadendo nel senso che eh, è tutto basato sull'improvvisazione lo psicoterapeuta e quindi il direttore di gioco e quindi il regista potrebbe sapere di un sogno di un evento perché il paziente gliel'ha raccontato, ma tutto non accade nel qui e ora. Cioè la cosa bella dello psicodramma è l'ik e nunc, qui e ora. Lo spazio e il tempo è quello. E quindi tutto quello che accade in quel momento? Davanti al, davanti a, al gruppo, al, allo psicoterapeuta. Eh, vogliamo ascoltare eh, direttamente dalle parole di Ottavio Rosati che cos'è lo psicodramma? Assolutamente così, sì. Poi lo commentiamo. Certamente. Buonasera e benvenuti al gruppo. Un gruppo che racconta le storie di tutti voi attraverso una tecnica di rappresentazione chiamata Psicodramma. Psiche attraverso l'azione, psiche attraverso una rappresentazione fatta non solo di parole, ma di messa in scena di ruoli, di personaggi, di movimenti del corpo, di emozioni, di affetti e anche di musiche. Lo psicodramma è l'invenzione di un geniale medico contemporaneo di Freud che ebbe un'idea rivoluzionaria. Anziché chiamare i pazienti a parlargli nel segreto del suo gabinetto di consultazione. Moreno andava in mezzo alla gente, andava nelle strade, andava nelle piazze, raccoglieva i punti di vista dei bambini o dei profughi o delle prostitute. Questo accadeva a Vienna nel 1920, un'epoca in cui la polizia poteva al Prater fermare una donna facendole notare che i bottoni del suo vestito erano troppo vistosi, troppo colorati e potevano richiamare l'attenzione dei passanti. Questo vi dà la misura del carattere straordinariamente innovativo di questo strumento psicologico di cui noi vi offriamo una versione televisiva. Eccoci, rientrati in studio. Quella che abbiamo visto è una uh, produzione Rai 3, leggo, diretta da Angelo Guglielmi del 1992, sì. ideata e condotta da appunto, Ottavio Rosati con la regia televisiva di Claudio uh, Bondi. Si tratta di, um, di un... Rimasto unico, esperimento. Non è un eh, esperimento nel senso che, che è un, un evento. Ah, quindi un era, evento. era un progetto mirato, cioè portare sì. in televisione... È eh, un'intuizione un di Ottavio Rosati rispetto a quello che Gian Moreno aveva detto. Uh -huh. L'idea è questo programma. Ah di sì, cioè quello di utilizzare eh, le, 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 i mass media o, o comunque sì. diciamo... Mm, i mezzi a disposizione, che può essere la radio, il cinema, sì, i suoi tempi, eccetera, sì. porla a servizio della uh, psicoterapia, in particolare della, cura, della diffusione della, del, dello, dello psicodramma. Sì. Ottavio scrive e dirige questo meraviglioso programma che si chiama Da storia nasce storia. Questo programma è fatto da tantissime storie di persone che fanno il loro psicodramma in televisione. Eh, qualcuno vorrà vedere su YouTube ci sono alcuni spezzoni di, questa, di, questa, di questo evento mm. conservato gelosamente Cons negli archivi conservato di Rai, rai, dalle teche, della, non, della, è della rai non è mai stato ne ne trasmesso no, ne... assolutamente no e la cosa interessante è che da storia nasce storia eh, racconta di ciò che avviene sia all'interno dello psicodramma, cioè ehm, si può vedere e si, si possono ascoltare le storie. A differenza, mh, perdonerai questa, questo collegamento, a differenza della moderna televisione, dove a volte si fa con piacere parola di drammi inutilmente, all'interno di Da Storia Nasce Storia le persone raccontano un dramma che può essere comune alle persone che ascoltano, ma possono guardare. Che è possibile andare oltre. Cioè, non ci si sofferma sulla lacrima facile, ma si comprende che è possibile attraverso dei professionisti e attraverso la scelta che ognuno di noi può fare di essere felice. E quindi Ottavio lo, lo, mette, lo, lo fa vedere. Lo mette, come dirò poi dopo per le foto, lo mette nero su bianco, o meglio lo mette a colori perché è una televisione a colori. Siamo nel 92, non è così lontana. Ed è rimasta un'esperienza unica nel suo genere, perché sì. eh, non ci sono stati. Eh, non mm. è stata ripetuta, diciamo, come. No, per quanto esperienza... ci siano state, mh, hanno avuto tanti ascolti. Ah, ecco. E poi dicevo: Da storia nasce storia interessante perché poi le persone scrivevano ad Ottavio dopo le, le puntate Vabbè, che andavano credo che non onda. sia un caso nemmeno il titolo no, perché da solo l'accessoria storia richiama perché... esattamente esatto. il meccanismo dello psicodramma assolutamente no? sì perché, magari, tu stai giocando la storia di una persona e un'altra ha una reazione particolarmente forte, quindi si conclude il gioco di una persona per iniziarne un altro, perché da quella storia ne è nata un'altra. E lì c'era l'altro ancora, che era il pubblico che ascoltava, che eh, viveva quelle storie e che scriveva poi a, al dottor Rosati eh, per raccontare eh, quello che era successo. Per raccontare quello che era successo è. Per dire che appunto lo ringraziava rispetto all'idea che è possibile. Che è possibile essere felici, che è possibile risolvere anche cose che sembrano risolvibili attraverso il gioco, come dicevi tu. Anche perché in, in, in quel tempo che eh, può essere eh, minuti, eh, ore... Eh, Ci sono psicodrammi che possono durare, durare una vita, quindi eh, probabilmente ciascuno ha, ha ragion veduta, può, dire, eh, dico, può considerarli eh, insuperabili. In realtà poi esattamente quell'esperienza, eh, proprio nel senso... Eh, Proprio dell'etimo, cioè sì, del, sì, sì. del mettere in scena appunto quella parte della propria vita ci si rende conto invece che è perfettamente superabile. Sì, come vedremo perché, poi. Sì, anche perché nel momento in cui inizia il, il gioco eh, tu sei eh, portato dal regista a dover sintetizzare quello che accade. E l'idea di sintetizzare significa che è possibile guardare nella propria mente tutto ciò che è accaduto e dover decidere quali sono le cose più importanti. E già lì ci si rende conto che magari ce, le, ce la siamo raccontata in maniera diversa da quella che è, mm. e poi riusciamo a vederla. Eh, io credo che la, una psicoterapia che abbia a che fare solo con la parola, esclusivamente con la parola, non sia sufficiente. Eh, forse dico qualcosa di molto grande, ma qualcun altro prima di me l'ha dimostrato, e Moreno ne è l'esempio lampante, sia con lo psicodramma che con il, i metodi attivi. Perché noi siamo pensiero, cioè noi pensiamo delle cose, però nella vita ci muoviamo, io in questo momento sto muovendo le mani, quindi io ho un corpo e sono animata, sono animata perché ho un'anima e sono animata perché mi muovo. Quindi se noi continuiamo a pensare, le cose diventano e rimangono molto grandi, se le cose le agiamo. Che è una cosa che la psicoanalisi dice, oddio! Dopo magari eh, manderemo una cosa di, dove Dario Fo parla per nome di Moreno, che insomma sì. Ottavio riesce a fare questa cosa divertente. E, Rosati, che si occupa anche di questa trasmissione, dà un titolo che mi ha fatto molto sorridere perché è il piacere dell'acting out, che gli psicoanalisti potrebbero morire perché l'idea del... Spiega per i profani. Per i profani è l'idea che nella psicoanalisi, cioè nella seduta psicoanalitica il paziente deve stare sua... lì, non si deve muovere, ovviamente lascia il long dietro, invece nello, lo psicodrammatista fa giocare il paziente. No? Il piacere dell'acting out è quell'azione attenzione, è un'azione che ha una finalità e ha, è basata su un concetto che Moreno eh, ama molto e che io, insomma, de, al, al quale sono molto affezionata che è la spontaneità non intesa come faccio quello che mi pare ma è eh, capire, scoprire, conoscere delle strategie che portano ad agire in maniera consapevole quindi se io ho un pensiero se io ho un ricordo Posso vederlo e posso vederlo attraverso l'idea che io recito la parte di me stesso, l'idea che scelgo qualcuno che fa la parte di me stesso perché io possa vedermi da fuori mm. e posso anche cambiare ruolo. Faccio un esempio pratico. Uh, in questo periodo storico ci sono tantissimi problemi di, nelle coppie. Uh, pare che le relazioni di coppia siano particolarmente difficili. È interessante il gioco. Uh, dello scambio di ruoli. Io l'altro giorno eh, facevo questo commento a una mia amica che mi ha chiamato e mi ha detto ho oh, un problema con il mio compagno e ho detto, beh, allora facciamo un gioco. Tu fai la parte del tuo compagno, il tuo compagno fa la parte di te. Inventatevi delle cose che possano risolvere questo. Cioè l'idea che abbiamo fatto questo gioco nasce dalla... allora... Dall'aver potuto interpretare il ruolo dell'altro. Mm. E quindi, come si sente l'altro quando io dico determinate cose? Cioè, quello e l'altro. Quello, esatto. quello che volgarmente <ride> si dice, mettiti nei miei panni. Esatto, però <ride> ti metti anche nella posizione fisica mm -hmm. e ricevi le risposte che tu ricevi. Mm -hmm. E quindi questo gioco, che può sembrare molto semplice, con l'amplificazione che è del gruppo, ha qualcosa. Che io continuo a definire di miracoloso l'impatto, sì. Moreno ha questa intuizione. Siamo ai primi del Novecento, quindi sì. è, è un momento diciamo, di forte fermento da un punto di vista eh intellettuale, da un punto di vista della ricerca, da un punto di vista degli studi. Sì. In Italia eh, c'è tutto un eh, movimento di letteratura eh, che lascerà segni indelebili appunto nella, uh, nella letteratura italiana faccio riferimento a Pirandello faccio riferimento a Sciascia cioè periodi uh, il Novecento è un uh, momento di alto spessore sì. uh, dal punto di vista della letteratura italiana non a caso ho nominato Pirandello perché <ride> eh, hai come dire avuto questo um, questo pensiero in cerca realtà Dimmi, dimmi scusa. Circa la quasi contaminazione, si può parlare di contaminazione? Eh, in realtà è un quando... È un'idea, un un'idea concreta, ci ah, sono tanti scritti. Uh, io um, allora, faccio una, una breve premessa, perché sennò sembra che, che io faccia riferimento a, sempre ai soliti, ai soliti noti. Uh, io faccio una formazione molto particolare. Cioè, è proprio tutto il mio percorso di formazione è particolare. Eh, sì, perché, perché mi scelgo... Sì, vorrei, vorrei eh. arrivare a capire proprio perché, perché arrivi, arrivi a <ride> Perché io mi trovo, perché arrivo a Rosario. Io ti dico sì, come perché, arrivo, perché, perché è molto divertente. Tu oggi, noi ne ridiamo, ma, ma tu, diciamo, ne ridiamo nel senso più bello del termine, ma eh, tu a, allo stato attuale sei eh, in Puglia... L'unica psicodrammatista della scuola sì, di Rosati, quindi sì. non abbiamo altri. No, eh, no, ecco, no. Però la cosa, allora eh. io ti dico come accade: accade perché io sono eh, quell'anno, tu ricorderai, vivevo a Belfast, ero lì ed ero nel momento in cui dovevo decidere che cosa doveva essere la mia vita: se continuare il mio business relativo alla cucina italiana, lì, cioè insegnare cucina italiana alle donne di Belfast e cucinare per le case dei ricchi, oppure fare la psicoterapeuta. Parlo con mio padre e mio padre mi dice, figlia mia, guardati allo specchio, <ride> mi dice esattamente questo, mi dice guardati allo specchio e decidi quello che è il tuo sogno, cerca di capire qual è il tuo sogno, perché solo se vai ehm, verso il tuo sogno realizzerai le tue cose, altrimenti avrai una vita non felice. Certo. Io non posso sapere qual è il tuo sogno, posso dirti che ci sarò, qualsiasi scelta tu farai io ci sarò, quindi questa cosa... Io non sono arrivata davanti allo specchio perché io sapevo che il mio sogno era quello di voler diventare psicoterapeuta. Letto enorme inglese, mi metto a cercare su internet le varie scuole e inizio a piangere quando scopro che Ottavio Rosati aveva una scuola di specializzazione che era la IPOD di Roma e inizio a fare ricerche, lo chiamo e ho il mio primo colloquio. Per entrare nelle scuole di specializzazione bisogna fare dei colloqui d'ingresso. Io termino il mio colloquio con lui dicendogli che non avevo altre alternative, avevo scelto solo quella scuola di specializzazione e quindi qualora lui non mi avesse presa in quella scuola, io non sarei mai diventata una psicoterapeuta, perché volevo diventare solo una psicodrammatista. Ho scelto il mio maestro. Questo maestro ha, cioè, eh, ho scoperto nel, nel corso del tempo che ha come me una passione fortissima per Pirandello. Io sono innamorata di Pirandello per il teatro nel teatro. Credo che ad oggi nessuno sia riuscito ad arrivare a, a Pirandello. Certo. Credo che ancora in Italia il teatro si sforzi di fare. Ehm, delle finzioni teatrali per cercare di avvicinarsi a lui con dei pessissimi risultati, pessimissimi risultati, anche e lo dico nonostante i premi vinti. E, mm, Pirandello magicamente porta il teatro nel teatro, porta delle cose che accadono in platea, porta delle cose che uno non si aspetta. E vedendo, leggendo Pirandello e vedendo quello che accade, con le vecchie compagnie di teatro hai la sensazione di essere lì in quel momento. E che se gli attori si girano tutti i giri, perché se parlano di qualcosa che è fuori da lì tu sai che esiste davvero, razionalmente sai che sei a teatro, ma loro ti fanno sentire lì, perché le parole di Pirandello sono, come si dice oggi di, Santa, di Michele Santermo, delle partiture. C'è scritto tutto quello che deve accadere. Moreno e Pirandello, in qualche modo, hanno. Hanno avuto incontrate. degli incroci, eh, sicuramente si sono eh, stimolati a vicenda, eh, sicuramente avranno avuto dei contatti, eh, non sono particolarmente accertati, ma mh, come giustamente faceva notare eh, Ottavio, il personaggio nel, in una delle opere di Pirandello, che è la Morello che tutti sanno chi è, ci fa pensare che insomma qualche contatto e collegamento ci sia. Moreno sa di, di, di Pirandello e sicuramente Pirandello sa di Moreno. Eh, Pirandello lavora nel teatro, Moreno lavora nella cura. Però credo che così come credo che l'arte se arte cura, Pirandello diciamo che si è fatto degli psicodrammi mh, per guarire dai suoi fantasmi. Moreno lavorava con i fantasmi dei pazienti. pazienti. Um, Gioia, il, um, ti ho fatto questa domanda perché um, volevo arrivare a um, cercare di capire con te qual è il contesto in cui si muove questa, uh, questo nuovo metodo appunto, ideato da Moreno, sia in Europa sia in Italia. Immagino che uh, si scontrasse con un certo tipo di, uh, di uh, metodologia che fino a quel momento era considerata uh, unica nel suo genere, cioè è qualcosa sì, che ha creato rottura. Di, ecco. Sì, allora diciamo che è un'invenzione assoluta, è una cosa che, che ha del, del, del genio Moreno è stato un genio e, e grazie al fatto che lui ha, ha avuto delle intuizioni infinite ed è riuscito a teorizzarle a differenza di qualcuno prima di lui, eh, ci porta in una Vienna di Freud. Quindi eh, possiamo immaginare che cosa può succedere eh, nella Vienna di Freud quando tutti pensano che la psicanalisi sia il verbo. Quando eh, Freud è nel pieno della sua vita, ha più o meno 50-54 anni, quando incrocia questo giovane e fastidioso allievo durante una, una sua lezione. E, e in realtà lui ha la capacità di entrare in contatto e in sintonia con le persone. Moreno eh, è un osservatore della realtà e gioca, eh, una, una de, uno degli episodi della vita di Moreno che mi hanno affascinato molto. È di lui in un parco che legge e drammatizza le favole per i bambini che non conosce. Inizia a leggere delle storie sotto gli alberi, i bambini si avvicinano e lui inizia a giocare con loro e eh, aiuta loro a, a comprendere le storie e quello che le storie raccontano attraverso il gioco. Quindi li fa recitare sotto un albero. È una persona in estremo contatto ed è anche in estremo contatto che, con quel divino che appartiene ad ognuno di noi. E, ed è, Assolutamente innovativo l'idea di portare il gioco e la catarsi, eh, quindi di questo spostamento che ha del culturale perché ha a che fare con il teatro e dello spostamento dall'idea che, che ci siano soltanto delle parole all'azione, uh -huh. e che per fare questo lui inserisce un elemento imprescindibile per lo psicoplay che è il gruppo. In Italia invece che cosa accade in quel periodo quando comincia? A... In Italia arriverà molto più molto tardi, più tardi. Eh, e le opere di Moreno arrivano in Italia con Rosati perché Ottavio Rosati le traduce, ci sono dei personaggi prima di, di lui, c'è tutta la cultura delle moen francese, Um, però fa parte, ora non vorrei dire quei nomi che iniziano a farti venire l'ansia <ride> ma no perché, cioè, però in realtà inizia un po' a distinguersi quella che eh, sarà una, um, una modalità di lavoro che è quella di Ottavio Rosati che è relativa a um, eh, quello che è lo psicodramma molto vicino a Moreno Ottavio Rosati fa un sociodramma su un'opera di Pirandello con Zerca Moreno, moglie di Moreno, tra questo tipo di modo di lavorare e la modalità di lavoro dei lacaniani, che è una insomma, parte della psicoanalisi. Non mi addentro in quella perché non, non mi appartiene, perché avendo fatto esperienza anche, visto che ho detto che sono una curiosa e reale, ho fatto esperienza di uno psicodrama lacaniano. Non rientra nelle, nelle mie corde. Questo non significa che non sia psicodrama, non significa che, che sia di valore inferiore. Dico che è un. Uno stile diverso, io diverso. Sono, sono uno stile più creativo. Ottavio Rosati ha introdotto la tecnica, come dicevi tu, di Moreno nel mondo del teatro, realizzando anche, leggevo col Teatro Stabile di Roma e di Torino, il primo psicodramma, il primo sociodramma nella storia, cioè intervenuti sì. per la prima volta eh, su un palcoscenico italiano. Sì. Poi <ride> capisci perché l'ho scelto come maestro. Dovevo scegliere tra gelio e tregolatezza. <ride> Assolutamente. Vogliamo sì. vedere un esempio di questo psicodramma. Assolutamente. Eh, sì. Ecco, chi sì. ci guarda sa di che cosa parliamo. Vediamo. Lei è molto bella, bellissima. Si sa vestire, sa parlare, è simpatica, abbiamo diverse cose in comune. Per me. Molto bella, io sono innamorato di lei. Come si chiama? Stefania. Stefania. No. Chi assomiglia un po' a Stefania? <ride> io, infatti, i capelli un po' Sì, un po' sciantosa. Andiamo avanti. Siamo una sera, andiamo a casa di Stefania e io e altri due miei amici. E niente, a un certo punto, questi due ragazzi se ne vanno. restiamo io e Stefania a casa sua. Io, ho 15 anni, lei, 14. Iniziamo a cucinare perché vogliamo mangiare niente, mentre stiamo, stiamo cucinando a un certo punto va via la luce di colpo proprio zero sentiamo dei passi salire per le scale e mi sento prendere alle spalle e mi accorgo che sono due persone ci picchiano, ci legano e violentano Stefania eh? Io voglio scappare, voglio andare a chiedere aiuto a qualcuno, ma nessuno ci può sentire. Mi libero, corro per le scale, mi sentono, mi rincorrono e mi acchiappano sulla porta mentre stavo aprendo la porta. E io mi metto a gridare, aiuto, aiuto! e Niente, loro mi picchiano di nuovo, mi riportano su, però a quel punto un po' di paura ce l'hanno avuto pure loro e se ne sono andati. Però la settimana l'hanno violentato. Piaceva da 50 anni. Io... E poi Lasciala andare. Non non, non riusciva a piangere. E stai tirando fuori tutta questa zella. Magari. L'atto eh, di eh, scaricare. E hai scaricato. Io poi. Vogliamo... davvero non mi ha la vita, non ci riuscivo più a piangere. Ci stai uscendo. E adesso. Ti sento già. Ti senti già. Che qualcosa ho cacciato. Qualcosa hai cacciato? Andiamo eh. a vedere che è. è una palla nera. È una palla nera. che schifo. Chi la può tenere in mano senza che tu sia danneggiato? Voglio che la tenga io? Oh. Lascio. Non lo E' Vai pesante però eh, c'ha un peso specifico esagerato no? che fieso eh ma io lo so di che è fatto però non lo voglio dire la buttiamo nel cesso e ci tiriamo l'acqua cos... su la buttiamo nel cesso e ci tiriamo l'acqua cos... uh. su tieni una tromba rilassata fatti uno squillo va uno squillo? si sì. Abbiamo visto la storia di Lucio, cioè la storia di uh, un trauma vero e proprio, come spiega lo stesso Rosato. Ovviamente quello che abbiamo visto è un abstract perché non sì. è possibile uh, vedere le puntate per intero perché sono di proprietà della, della RAI. Della RAI, oppure bisognerebbe fare una richiesta specifica all'IPOD Place che possa, se possibile, mandare delle copie. Perché ecco, possono però possono essere abbiamo... utilizzate per la clinica, insomma. Eh, sì, infatti leggevo che è possibile utilizzarli anche per uh, scopi clinici. Assolutamente per... sì. Um, abbiamo dato l'idea di quello che accade. Quindi una persona, cioè il protagonista, racconta questo trauma, che è un trauma fortissimo, peraltro raccontato sì. uh, al direttore di gioco che è Ottavio Rosati. Un, un otto Rosati giovanissimo, un... Non è giovanissimo, ma non è molto invecchiato. Diciamo che è uno di quegli uomini che si mantiene <ride> particolarmente in forma. Ed una Rosalia Maggio presente in questo, uh, in questo filmato, ehm, raccontato appunto questo trauma molto forte, simbolicamente, questo trauma viene messo fuori ed è rappresentato da una pallina, così la chiama il, uh, lo psicoterapeuta e, e il direttore di gioco, e alla, uh, come dire, agli occhi del protagonista è invece una palla gigante, una palla fatta di, uh, di cose bruttissime, di un colore bruttissimo. Di ecco, un di un peso, esatto, dicevo, ah, un peso un specifico. Esatto, usa proprio un peso specifico molto, molto forte, perché evidentemente l'ha condizionato poi tutta la vita. Sì. Peraltro è un fatto molto grave, è un fatto uh, di credo una. Uh, Drammaticità, ecco, in questo me lo devi, me lo devi concedere, è molto sì. forte. Quindi eh, necessitava probabilmente di un aiuto eh, da parte di uno psicoterapeuta, una persona che affronta un certo tipo di esperienza, certo. perché potrebbe condizionare poi gli eventi successivi della propria vita. La catarsi avviene attraverso questo diciamo breve percorso. Lo psicoterapeuta alla fine ha uh, fatto sì che questo trauma si trasformasse in qualcosa di visibile, in qualcosa di uh, fuori da sé, come hai detto tu, cioè il pensiero è diventato azione. Le immagini, prendono forma. Le immagini prendono forma, prendono consistenza e quindi hanno un'azione e... Si concretizza il trauma di Lucio, perché quella, quella palla... Anche attraverso le lacrime, perché lui ad un certo eh, punto... Ma perché que non quello è il momento della catarsi. Più, il momento della catarsi arriva in quel momento, perché Lucio non piangeva da tempo, eh, era un argomento che lo, lo, lo faceva star molto male, anche perché si sentiva in qualche modo in colpa rispetto a quello che era successo, perché non era riuscito ad aiutarla. Eh, L'idea di piangere eh, gli dà la sensazione della... De si sente sollevato si sente sollevato da un peso, da, da quel peso che poi eh, il, il regista fa in modo che lui possa buttar via e possa liberarsene. Chi vuole fare questo tipo di esperienza cosa deve fare? <ride> Chi vuole fare questo tipo di esperienza attraverso lo psicodramma di Moreno e di Rosati eh, ci sono io. <ride> ci non ci sono, i sono i, altre... I, eh, uh, come dicevamo Italia, prima? Ecco. No, nel senso che sono l'unica. Allora, è possibile fare questo attraverso una, un, degli incontri privati e poi l'ingresso in un gruppo, oppure attraverso... Delle, un, in questo momento sto portando avanti un progetto che si chiama Photoplay. Che è un, insomma, un modo per iniziare a, a giocare. E infatti e, era lì che volevo arrivare perché. Ah, ok. Eh, <ride> infatti, vabbè, ridevo... dimostra che non è preparata così. No, fare. no, assolutamente no. Ma in realtà, perché io ti dicevo, ma fossi, cioè, mica posso fare pubblicità pomici? No, e infatti, perché la, lo psicodramma eh, di Moreno incontra la fototerapia di Linda Berman. Mm. E, e li nasce. fanno incontrare. E però la cosa, la cosa interessante <ride> è che nasce il photoplay di, ecco, di Gioia Monica Guglielmi, che è photoplay. Sì, perché gli è una, una, è ho messi io in contatto. Però Dal ci devi spiegare adesso: sì. abbiamo <ride> capito cos'è lo psicodrama, ci spiegherai cos'è la fototerapia. Ok. Sì, io sono molto contenta di poterti parlare di questo progetto e di farlo qui con te perché sai che insomma ti, ti, ti voglio eh bene e ti stimo. <ride> e quindi mi fa veramente piacere grazie. farlo, farlo con grazie, te grazie ma credo che sia um, sia bello e sia anche um, giusto cioè uh, riconoscere i meriti delle, delle persone che meritano ok Perdona ora dopo, di dopo questo, questo gioco, questo gioco di, di che, ci vogliamo bene me. insomma questo, <ride> i, gli il spettatori l'avranno di... capito no, ma... vabbè, va va eh, bene, però mh, allora è stata una mia intuizione nel senso che ho avuto la fortuna, eh, un, faccio, dico una piccola cosa, ogni sì. volta che propongo qualcosa e quindi lo psicodramma e quindi in questo caso la fototerapia sono cose che io esperisco per, su me stessa, perché credo che eh, l'unico modo per poter far arrivare gli altri, Jung diceva puoi portare i pazienti fin dove sei arrivato tu, e io credo che tu puoi, arrivare fin do, puoi far arrivare i pazienti fin dove sei arrivato se hai giocato molto. E mh, facendo le cose scopri quello che risuonano dentro di te come persona e come risuonano dentro di te come professionista. Linda Berman mh, scopre l'importanza delle foto all'interno della, della psicoterapia. Eh, si rende conto a un certo punto della sua carriera professionale che molte persone portano delle foto. Linda Berman è molto più recente. Sì, 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 a... stiamo ecco. parlando di, mm. di, 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 di questi anni teorizza questa cosa, eh, perché si rende conto, dicevo, che alcuni pazienti portano eh, in, in analisi, delle, in psicoterapia, delle foto. Mm. E, ed è molto interessante quello che accade, eh, magari poi, eh, nel, sì, dopo faremo vedere magari delle foto. Sì, perché ho mentre, strutturato... mentre parliamo eh, le vedranno. Ok, quindi l'idea è proprio questa, che all'interno di ogni foto ci sono tantissime altre foto. Mm perché all'interno di ogni foto noi possiamo avere ehm, dei particolari, dei dettagli o delle emozioni che non conoscevamo, non sapevamo bene di che cosa si stava parlando e raccontano molto di noi. Eh, questo workshop che è stato strutturato da me in due giornate è un workshop di gruppo eh, con un massimo di 10 persone, dove ci sarà un lavoro su sette foto significative che porterà ogni singolo individuo e l'aggiunta appunto dello psicoplay perché credo che questo dia alla ehm, la complessità della conoscenza una via più chiara si parte da un'immagine per arrivare a risolvere l'immagine ecco l'immagine eh, in che cosa può aiutare nella psicoterapia, cioè guardare delle allora, foto. Allora il punto è che tu sei quello che porta la foto. Allora, nella strutturazione fatta, eh, io ho messo un numero, che è il numero 7, il numero 7 ha a che fare con l'azione su se stessi, e l'azione sul mondo, e ha a che fare con la scelta. Perché io ti do solo due indica indicazioni, ti dico che devono essere sette e che devono essere fondamentali, cioè ti dico che sono sette foto importanti della tua vita. Questo perché tu, devi scegliere, appunto, nulla, perché tu perché devi scegliere non è cioè, perché tu scegliere, perché l'obiettivo di questo workshop nello specifico è capire un po' dove siamo, che direzione stiamo andando, ehm, quali sono le cose che si ripetono, che immagine di me do e che immagine mm. ho. Mm. Eh, rispetto a tutto ciò che può essere all'interno delle foto. Ti, ti posso dire che ha a che fare con quella concretezza della quale parlavamo prima, cioè l'idea di vedere nero su bianco quello che accade, uh -huh. mi dà la possibilità di poter fermare il ricordo in un'immagine e stare lì a guardarla, cercare di capire che cosa c'è, cercare di capire che cosa racconta. Non posso dire altro, non perché sono antipatica, ma perché <ride> ehm, ci tengo al fatto che chi decide di fare questo... Tipo di esperienza che può farlo individualmente o in questo caso c'è questo workshop a Foggia. Sì, adesso lo, 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 lo diciamo perché non l'abbiamo ancora detto. Si tratta eh. di un workshop organizzato a Foggia il 21, 21 e 22 novembre presso una un logo, sì, è una palestra. Che si occupa di una serie okay. di cose. Poi magari dai qualche dettaglio per chi vuole. Io in realtà sì, darò, magari, magari pagina Facebook, lascio, se lascio, sì, sia la pagina Facebook, ma soprattutto qualche il contatto mio, mail. Sì, al massimo posso lasciare il mio contatto mail. Dicevo, no, non, non voglio assolutamente dire molto di più di questo sì. perché vorrei che chi decidesse di fare questa esperienza e chi ha già deciso di farla, nel senso che, che verrà il 21 e il 22, possa sentirsi assolutamente libero di scegliere. Quali sono le foto che, che ah, vuole perfetto, portare? Sì. Perché, Perché altrimenti c'è un condizionamento. Esatto, no, io io non voglio scelta. condizionare nessuno, voglio che uno arrivi lì pronto a giocare. Diamola la mail così: sì, psicoplay.g-gmail.com Perfetto, um, l'idea del fotoplay: quindi un laboratorio eh, esperienziale di cui stavamo eh, di cui stavamo parlando. Arrivi a questa, a, questa, mh, a questa esperienza attraverso appunto il tuo viaggio, la tua preparazione, che però abbiamo detto essere multisfaccettato perché ha <ride> diciamo tante, um, tanti interessi, tanti. Uh, ti piace appunto, la curiosità ti ha spinto sì. a uh, interessarti di, tante, um, di tanti argomenti, di tante... però voglio tornare su quello che ti avevo accennato, la <ride> psicogenealogia e psicobiogenealogia, così la trattiamo e andiamo avanti perché ci abbiamo da dire tantissimo altro, che cos'è? Allora, ehm, la psicogenealogia ehm, ci permette di conoscere attraverso l'albero genealogico quello che accade nella nostra vita oggi. C'è ehm, un inconscio familiare, un inconscio culturale che agiscono molto su quelle che sono le nostre scelte. A volte non siamo pienamente consapevoli di questo. Faccio un po' di fatica oggi a parlarti di questo argomento perché qualche giorno fa è venuto a mancare ehm, la persona che mi ha invece aiutata a conoscere la psicobiogenologia e che l'ha teorizzata, che è Antonio Bertoli, una persona straordinaria di una cultura infinita, una persona alla quale ero molto legata, con la quale abbiamo organizzato anche degli eventi a Bari. Eh, L'ultimo in questi giorni, l'anno scorso, eh, perché veniva con Jodorowsky a parlare della sì. danza della realtà, e, Antonio ha lavorato molto sull'idea dei collegamenti che ci sono nelle risposte alla malattia. Cioè lui dice, sosteneva e confermava il fatto che a volte... Per alcune eh, forme di, di disagio e di malattia, la malattia non sia necessariamente un effetto, eh, ma eh, scusa, una causa, ma può essere un effetto, quindi le cause possono essere, Altre. o meglio, la sì, perché la, la malattia potrebbe essere risposta a qualcosa che, che viene fuori. Qualcuno sostiene che la malattia è il corpo che guarisce addirittura, quindi mh, per assurdo piuttosto che vederla in senso negativo, dargli un senso positivo. Um, la Schutzenberger, che è una psicodrammatista che io adoro, è una donnina di 95 anni, credo adesso 96, che teorizza e scopre la psicogenealogia attraverso il lavoro che fa con eh, i pazienti oncologici. Lei si trova in un ospedale, eh, si rende conto che ci sono troppe cose che ritornano, ritornano le date delle persone nelle famiglie dei pazienti, ritornano date di morte, date di nascita ritornano ehm, avvenimenti, ritornano nomi, ritornano una serie di condizionamenti che arrivano da, dall'albero genealogico, non per colpa di nessuno, ma perché accadono. Eh, la, la cosa molto bella che faceva Antonio Bertoli è che aveva strutturato la lettura dell'albero genealogico in un modo bellissimo, cioè a cascata. Di solito l'albero genealogico qualcuno lo legge in orizzontale, Antonio lo leggeva in verticale perché appunto dava molto la sensazione che tutti gli avvenimenti cadevano a cascata e le narrazioni di Antonio Bertoli e gli atti poetici che lasciava Antonio, insomma, hanno, fatto, eh, hanno reso felici molte persone che volevano raggiungere mh, se stesse. Ecco e poi questo... il fine è lo stesso dello psicodramma: no? conoscere quello che siamo per vivere la vita che vogliamo e non la vita che qualcun altro ha scritto per noi. Come si fa a, 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 ad avere questo tipo, di, um, questo tipo di pensiero, cioè immaginare la propria vita condizionata da, uh, come dicevi tu, da avvenimenti uh, o um, da una genealogia appunto, uh -huh. uh, diciamo di accadimenti che si riversano poi sulle uh, generazioni successive? Come si fa in quel momento a pensare che esista questo tipo di problema e quindi si va, dal, si va alla ricerca della spiegazione? Cioè qual è l'elemento che ti permette di arrivare a questo tipo di, allora, di, di percorso? L'elemento di solito è la ripetizione. Ci sono delle cose che si ripetono. Uh -huh. Quindi quello che, a cui tu facevi riferimento sì. adesso, cioè ripetersi delle date, degli Ci avvenimenti. Ci sono delle date che si ripetono, dei nomi che si ripetono, delle eh, figure che si ripetono eh, nel maschile e nel femminile. no? Eh, sostanzialmente questo è quello che accade, che sono tutte cose che entrano a far parte del, del, del bagaglio. bagaglio sì. Della famiglia. Se pensiamo che esiste, io credo in questo, che esiste un inconscio familiare, cioè una, una, noi abbiamo un inconscio personale no? che raccoglie quelle che sono le cose che a, a, avvengono personalmente. Però se esiste, come esiste, qualcosa che viene tramandato dalle generazioni, lo, la faccio semplice. L'inconscio culturale lo posso racchiudere. Rispetto per esempio a uh, la modalità che, che si ha nel vivere le relazioni, sì. o meglio di come, parlo di Andrea, di come le donne devono vivere una relazione, sì. che se una donna ha tre uomini è una poco di buono, se un uomo ha tre donne è un bravo ragazzo, è molto intelligente, okay. semplifico molto sì. ovviamente. Questa idea che la donna deve essere eh, pudica, non deve parlare di determinate cose, eh, se fa non devi, me, lo devi fare, ma non si deve sapere: mm, questa cosa che prima la donna doveva arrivare vergine al matrimonio e che se questo non avveniva, ci sono storie raccontate di animali uccisi perché si potesse dimostrare fuori che quella prima notte era stata consumata. Eh, consumata. Tutto questo agisce tanto in quello che accade, perché ci sono delle donne che in quel periodo storico si sono formate, magari sono state le nostre nonne e le nostre bisnonne. Le nostre nonne e le nostre bisnonne hanno raccontato o verbalmente o con i fatti questo esempio, questo evento ai lo alle loro figlie, che a loro volta l'avranno raccontato o fatto proprie, vivere alle certo. proprie. Se non si stacca questa cosa, probabilmente le donne avranno a che fare con uomini sempre dello stesso tipo avranno vite dove non avranno la possibilità di venire fuori come donne. Sembra complesso, ma è molto più semplice di quello che accade. Purtroppo, venendo a mancare Antonio Bertoli, ci viene a mancare un punto un di pezzo vista. Importante. Sì, perché posso dirlo con assoluta certezza, ho incontrato professionisti di grandissima levatura eh, intellettuale e culturale che necessitavano dell'incontro con Antonio per avere delle illuminazioni. Perché era, aveva delle intuizioni le intuizioni sono dei geni e mm. le intuizioni non si possono insegnare ehm, non poteva insegnare la sua intuizione però ci sono i suoi testi che sono molto affascinanti ora faccio, ti faccio una domanda un po' provocatoria perché eh, ad ascoltarti è come dire estremamente affascinante, forse perché io sono affascinata, mettiamola così, affascinata da questo tipo di argomento, mi piace, ehm, sono dell'idea che tutto ha un senso e, e se tutto ha un senso significa che tutto ha una spiegazione, determinati atteggiamenti, comportamenti, modi di essere, eh, modi di fare, eh, emozioni particolari, gestione delle emozioni. Ehm, hanno un senso, hanno una spiegazione. Tutto ha un senso. Ha un senso. Sì, Questa è la mia sì. uh, idea da profana. Però uh, mi chiedo, uh, quando si capirà realmente: <ride> tu già hai capito, <ride> l'importanza della, uh, della psicoterapia, dell'aiuto uh, dell appunto psicoterapico uh, nei più di diversi ambienti? Perché ancora oggi sono convinta che lo so anzi, eh, lottate per eh, far comprendere quanto sia importante questo tipo di aiuto, che non è un aiuto necessariamente clinico, anzi forse non lo è, Bisogna ma è un aiuto che certo. eh, in questo momento... Ehm, è indispensabile anche nelle relazioni di coppia, sì. è indispensabile nella gestione dei rapporti familiari che sì. sono diventati sempre più complessi, eh, con le famiglie allargate, con eh, partner soli, ehm, dire, con, la con la crisi economica, con lo spostamento cioè, delle responsabilità, con... ci sono una serie di cose che accadono. Io arrivo a fare mh, psicologia prima, poi mh, psicodramma dopo perché sono una curiosa degli esseri umani e, e sono una curiosa di me stessa. E, mi dispiace molto che ad, ad oggi ancora si associ lo psicoterapeuta a qualcosa che non va detto. Sarebbe molto bello, eh, qualora fosse così, mi spiego, qualora eh, uno si rivolge dallo psicoterapeuta perché soffre, che possa sentire di poterlo dire anche in giro e che non deve mostrare... Una parte di sé non reale. L'idea di andare dallo psicoterapeuta, io dico che Beh, lo dico ad perché... oggi è difficile questo perché nel momento in cui esatto, sì. eh, ci accorgiamo che l'altro eh, sta soffrendo, sta male, ha, ha un, una problematica X di vario tipo, preferiamo rifuggire. Preferiamo battere la ritirata anziché andare incontro all'altro, perché quel dolore in fondo ci spaventa. Appartiene. Certo, noi ci allontaniamo a volte dalle cose che ci appartengono, ma che non riusciamo a dirci che ci appartengono. Ehm, guarda, io penso, e lo penso perché come le altre cose che dicevo, l'ho fatto, siccome sono una psicoterapeuta dinamica, diventerò una psicoterapeuta dinamica a dicembre, ehm, ho la necessità e l'obbligo di fare un percorso personale, quindi ho scelto di fare una, una psicoterapia individuale di gruppo proprio grazie allo psicodramma. Credo che sia eh, un, un, uno spazio e un tempo che abbiamo necessità di, di concederci, perché io credo che abbiamo bisogno di dedicarci del tempo e credo che il miglior tempo che possiamo dedicarci sia quello con uno psicoterapeuta, perché all'interno di un percorso di psicoterapia, qualora lo psicoterapeuta è molto bravo, abbiamo una serie di dolori che viviamo per conoscerci, perché affinché ci sia la trasformazione ci deve essere la crisi e la crisi non piace a nessuno. <ride> Però perché dobbiamo arrivare a quello che è il futuro, dobbiamo sapere che questo è stato il nostro passato. Dobbiamo capire chi siamo noi a prescindere da quel passato e dobbiamo fare in modo che il futuro avvenga, il futuro avviene perché agiamo ogni secondo della nostra vita, facciamo dei piccoli passetti e quei piccoli passetti costruiscono il futuro, perché quello che eh, stiamo dicendo adesso è il frutto di quello che abbiamo detto nei minuti precedenti, se non ci fossero stati i minuti precedenti e qualcuno dovesse accendere adesso mentre io sto parlando, non sa di che cosa sto parlando, c'è bisogno del prima per sapere che cosa è adesso, ed è l'unico percorso... Che ha all'interno del dolore, e io dico con un vettore positivo, cioè perché l'arrivo è conoscere una parte di noi, conoscere noi stessi per quello che siamo e il coraggio di agire, è quello che siamo, è quello che vogliamo. Io, prima di essere una psicoterapeuta, sono una psicologa clinica, ho scelto di lavorare col dolore perché credo che la sofferenza faccia parte di tutto ciò che facciamo qualora viviamo. Se viviamo abbiamo la possibilità di essere felici e di essere tristi. Inside Out della Pixar ha aiutato moltissimo eh, noi psicoterapeuti a comprenderne il significato, perché eh, semplifica in maniera molto chiara, ecco perché le immagini, i pensieri, se li vediamo hanno sì, un significato. Sì, sì. Quello che accade nello psicoplay è esattamente la stessa cosa. Però è eh, curioso come eh, alla fine poi la maggiore, ehm, il, il più alto numero di riflessioni si focalizzassero sulla tristezza. Cioè, Io ricordo un, un, una riflessione di eh, Gramellini a questo proposito che parlava di elogio della tristezza. Sì e ringraziava appunto questo cartone perché alla fine sì. in una società come quella attuale che tende appunto come dicevo prima ad allontanare eh, tutto ciò che eh, non è... Felicità, non è serenità, non è eh, gioia, eccetera, ma è invece eh, tristezza, dolore, può essere eh, insomma, la, la, la diversa gamma appunto di, eh, delle, delle emozioni, emozioni. Eh, è bello invece rivederle e quindi far capire anche ai bambini che eh, non c'è niente di. di di brutto e di cattivo nell'essere triste. Ma perché eh, loro della Pixar sono stati dei geni, hanno chiesto l'aiuto a dei colleghi eh sì. infinitamente bravi. Eh, la cosa interessante che arriva è il fatto appunto che gioia da sola non può risolvere le cose. E che se c'è solo gioia le cose non si risolvono. Se gioia e tristezza collaborano, non è un caso che loro due finiscono in questo enorme magazzino dei ricordi. Eh, le cose si possono risolvere. La cosa interessante è ricordarci che le abbiamo tutte, quelle, tutti abbiamo tutte quelle emozioni, che giocano in maniera differente, in connubi differenti, ma che noi siamo tutto quello. La cosa, ripeto, non mi stancherò mai di dirla fino a che avrò vita, è che la difficoltà più grande che abbiamo è quella di essere felici. Quando accetteremo che vogliamo davvero essere felici, cambieranno alcune cose, perché quando possiamo fare una vita sempre uguale e lamentarci sempre delle stesse cose perché proseguiamo sempre rispetto a degli schemi che conosciamo. Essere felici significa capire quali sono gli schemi che mettiamo in moto e che li dobbiamo cambiare. Ci vuole del lavoro, bisogna impegnarsi. Se ci impegniamo possiamo essere felici. Quindi è possibile, è possibile anziamo, tutto. Per me è possibile questo. agire tutto, per me è possibile cambiare tutto. Pensare positivamente alle cose ci aiuta. E la, la, be la bellezza che abbiamo è la possibilità che tutto possa accadere e che può accadere perché noi lo vogliamo. Lo psicoterapeuta è uno specchio. Qualc una volta una persona mi ha detto che sono uno specchio intelligente. Sono uno specchio emotivamente intelligente quando lavoro. E è un punto di vista diverso non puoi descrivere la tua città stando nella piazza principale della tua città, hai bisogno che qualcuno ti porti su un elicottero perché tu possa descriverla la città, perché se tu sei pia in piazza Catuma e io ti chiedo di ti dico descrivimi Andria rispetto a quello che vedi, tu mi descriverai quello il che... seminario, tu, tutte queste, cioè la curia, le cose che vedi, i locali che si sono aperti, hm? però non mi stai descrivendo Andria. Se tu vieni da me, io ti porto su un elicottero e insieme andiamo a vedere Andria. Sei tu che decidi, anche nello psicoplay, sei tu che decidi che cosa fare, sei tu che decidi dove vuoi arrivare, dove vuoi spingerti, uh -huh. di che cosa vuoi parlare. Nessuno mai può costringerti. Dobbiamo fare in modo che a, a costringerci non siano gli eventi che non conosciamo. Almeno li conosciamo, poi diciamo, ok, so che è quell'evento che mi sta gestendo, però almeno lo posso chiamare per nome, almeno quello. Perfetto. Siamo in chiusura, come vedi l'ora è, è, è trascorsa velocemente, però sì. eh, in chiusura io vorrei che mm, ci parlassi un attimo di Agende Rosse, sì. perché eh, questo movimento nato con Salvatore Borsellino, eh, ormai un movimento eh, diffuso in tutta Italia, anche qui eh, ad Andria, eh, ti vede appunto tra le persone attive sul territorio. Ce lo descrivi? Sì, velocemente il Movimento delle Agende Rosse nasce per un'esigenza di giustizia e verità che chiede a gran voce Salvatore Borsellino, fratello di Paolo Borsellino, il giudice ucciso nel 1992 dalla mafia. E attraverso una serie di ricerche, di processi, viene fuori e viene dichiarato che c'è alla base una trattativa Stato-mafia. Non si parla più di un'ipotesi, ma c'è un dato di fatto. Esiste, è esistita, o almeno esiste. Anche se è fortemente contrastata come eh, ipotesi. Come ipotesi contrastata, ma i fatti giudiziari parlano in maniera differente, ma... Il, il, esiste come dato di fatto, e questo è stato accertato, che c'è stata una trattativa Stato-mafia. Poi le logiche di qualcuno possono essere, mh, dichiarare una cosa piuttosto che un'altra. Una verità giuridica è stata data ed è stata emmessa. Esistita una trattativa Stato-mafia. Esiste un processo su questa trattativa. Questo processo viene portato avanti tra gli altri da Nino Di Matteo. Nino Di Matteo ha subito una serie di eh, intimidazioni direttamente da Rina, che anche se nel 41 bis viene intercettato e comunica che Nino Di Matteo deve essere fatto fuori, come è stato fatto fuori Falcone e Borsellino e tutti gli altri che conosciamo. Perché come dico sempre quando ci sono i giorni della memoria di queste persone, che mi sembra che rispetto soltanto alla mafia, che il nostro calendario sia un cimitero e non sia più un calendario. Io vorrei evitare di avere un'altra data che mi vede coinvolta emotivamente nel ricordo di una persona che ha fatto il suo dovere, perché sta facendo il suo dovere, sta facendo il suo lavoro, Di Matteo sta lavorando e sta lavorando per me come cittadina italiana, non sta lavorando per la sua gloria e quindi abbiamo deciso come movimento delle agende rosse di fare una manifestazione il 14 novembre a roma stiamo ricevendo la partecipazione di tantissime persone del pubblico eh, moltissimi ci stanno sostenendo non siamo ancora tanti perché io credo che gli italiani giusti sono molti di più eh, Credo che abbiamo la responsabilità di, di, di dichiarare a gran voce che siamo a sostegno di chi fa il proprio dovere, perché una persona che lavora per la verità e la giustizia di uno Stato lavora anche per me. E quindi se decidono di ammazzare Nino Di Matteo, ammazzano molte persone. Quindi, eh, anche se siamo abituati a sentire dire io sono il nome eh, di qualcun altro, mi piacerebbe che chi scrive io sono Nino Di Matteo sui vari social network eh, sappia. sappia che cosa c'è dietro certo. e sia presente quel giorno, perché così dimostra davvero di essere Nino Di Matteo quel giorno. Um. Perché il tritolo è a Palermo. Il, il punto è che si sa che il tritolo è a Palermo ma non è stato trovato. Ed esattamente come fu detto per la, il caso della Daura per Falcone, che era un'invenzione del giudice perché non sapeva che fare quel giorno, è stato detto che forse quella cosa non c'è, non, non è mai arrivata. Se il capo attuale diciamo, continua a sostenere che questo esiste e i pentiti continuano a dire che è vero che è arrivato questo tritolo e non si sa dove sta, io vado, io il 14 novembre sono a Roma. Eh, spieghiamo perché agende rosse. Rosse perché, e perché e, è agenda rossa perché l'agenda rossa di sì, Salvatore Borsellino. Che non è mai stata eh, allora, ritrovata. Paolo Borsellino beh. ha sempre avuto con sé questa agenda nell'ultimo anno della sua vita. Uh -huh. Soprattutto non se ne separava mai dopo la morte di, del suo amico Giovanni Falcone. Eh, All'interno di questa agenda rossa c'erano tutti gli appunti che il giudice stava prendendo e raccogliendo. Qualcuno ha ipotizzato che eh, Paolo Borsellino è morto Soprattutto perché aveva eh, capito che c'erano delle parti dello Stato che erano invischiate uh -huh. con la mafia uh -huh. e quindi, eh, insomma, sia stato fatto fuori per questo. L'agenda era nella sua valigetta, ma non è stata mai ritrovata. E, io ricordo, ehm, quando, sì, quando, no, ricordo quando Salvatore Borsellino eh, in questi anni, insomma, ha ehm, portato la sua testimonianza sì. nelle varie eh, città d'Italia, eh, diceva "Io rivoglio quella gianda rossa, io rivoglio quella quasi a um, Guarda, io Riappropriarsi, sì, di un pezzo di, ma è un pezzo di vita, è, è, no? Ma, ma anche di, di una verità, esatto. È di, una, di, una, di un pezzo di vita comune. Eh, io non so spiegare il motivo per cui sono così legata uh -huh. a, a Falcone e Borsellino. Li sento come delle persone della famiglia. Ho fatto delle ricerche sul mio albero per capire se avessi dei collegamenti con la Sicilia e non ce li ho, quindi non so, in realtà, non so spiegare perché sono così legata a, questa, a queste storie. Ho incontrato, conosciuto, ho chiacchierato con Salvatore. Eh, L'idea è proprio quella: cioè, è la io ho questa convinzione, che è ovviamente di tutti quelli che hanno deciso di farne parte del movimento delle Agende Rosse, che all'interno di quell'agenda ci siano delle risoluzioni all'Italia, che si possano scoprire una serie di cose che ci possano permettere di vivere in un mondo migliore. Io non sono un utopista. Io credo che sia possibile risolvere le cose credo fortemente nella responsabilità individuale, io agisco la mia provo a farlo bene, raccogliamo questo appello al, al 14 di novembre sì. ecco, gli uomini di buona volontà dico sì. io, gli uomini giusti eh, per chi sostiene appunto io sono di Matteo, ecco che faccia la che sua non sia dietro un clic e siamo arrivati partendo da, <ride> da lontano, ma siamo arrivati a parlare dell'attualità. Ricordiamo anche il workshop il 21 e il 22 sì. di novembre a Foggia, sì. Photoplay. Fotoplay, agire il teatro. E in realtà giocare nelle foto per conoscersi. Esatto. Questo workshop da te ideato e sì. realizzato, eh, unico nel la... suo genere. Sì, per cui ecco, per chi volta. vuole conoscere questo tipo di esperienza può fare riferimento appunto a Gioia Monica Guglielmi. Mm -hmm. e mm, Abbiamo anche ricordato la tua mail per chi volesse eventualmente contattarti. Ti ringraziamo per essere stata uh, con noi. Non a caso sei stata unica ospite oggi, perché solo tu potevi <ride> parlare dello psicodrama. <ride> Lo diciamo in chiusura, perché non c'erano altri che potevano. No, Parlare di questo, però credo sia un merito. <ride> no, Io lo vivo assolutamente come un merito e ne sono felicissima. Lo, lo riconosco. E, grazie, insomma, per essere stata con noi, per aver condiviso la tua esperienza uh, con noi. Grazie eh, a te per l'invito e per la disponibilità culturale. a casa. Sì, grazie. Eh, anzi, bello, ti rinnovo l'appuntamento adesso a ritornare perché dobbiamo parlare anche del bilancio del progetto MOMO a cui tu sai io tengo particolarmente. Sì, perché, verremo a parlare. Ecco, parlare del disagio psichico è, uh, e sociale è importante. È importante, sì, è importante. Novità, e voi siete, ecco, voi siete portatori di uh, un'idea, credo, molto uh, importante e socialmente utile sì. um, qui in Puglia. Grazie dunque per essere stata Grazie con noi, vi ricordo che Femminile Plurale va in onda il mercoledì alle 21.15 in replica, il venerdì alle ore 15. Ci trovate uh, sul uh, sito www.teledeon.it, e anche sul nostro canale YouTube. Grazie per essere stati uh, con noi, vi rimando alla prossima settimana.